Università di Akita, questo luogo alle mie spalle è l'LTIC, cioè il Centro di Sviluppo Linguistico dell'Università, ma in questo video non vado a parlare di questo posto perché ne ho già parlato in un altro video, quindi se ve lo siete persi lo potete trovare qui. Di cosa vado a parlare in questo video? Di una interessante iniziativa, funzione organizzata da questo centro linguistico dell'università, il Foreign Language Conversation Partner Program o qualcosa del genere, ma parliamone direttamente dall'interno, così. Ma sì, mi infilo in questa stanza. Chiudo la porta così nessuno mi sente, accendo anche la luce. Allora, cos'è il Foreign Language Conversation Partner Program? È un programma a disposizione di tutti gli studenti di questa università, sia stranieri che giapponesi, in cui tu puoi usufruirne in due modi: puoi registrarti come leader o puoi registrarti come, diciamo, apprendista. Se tu sei particolarmente bravo in una lingua o sei addirittura madrelingua in quella lingua, puoi registrarti come leader e dai la tua disponibilità durante, per esempio, alcune ore della settimana e viene creata una tua scheda di leader. Per esempio, io mi sono registrato come leader in italiano e in inglese e questa è la mia scheda. Con tutta una serie c'è la mia foto, il mio codice, eccetera, intorno alla mia descrizione e i miei orari. Io sono disponibile. My schedule is Wednesday 13:14 e Friday 11:12. Quindi cosa succede? Chiunque voglia praticare il suo inglese, voglia studiare inglese, per esempio, può dare un'occhiata alla lista di tutti i leader disponibili e prenotare la sua sessione di mezz'ora o di un'ora di conversazione o quello che è. Ovviamente, una volta che ti registri come leader e dai i tuoi orari di disponibilità, poi devi rispettarli seriamente, non è che fai quel che ti pare. Se qualcuno ti prenota, sei tenuto a venire a incontrarlo nell'orario previsto, perché se poi cominci a non presentarti, vieni ammonito, diffidato, poi vieni espulso da questo programma. Quindi è un impegno serio a tutti gli effetti. Io ho incontrato un sacco di persone in questi mesi. Tutte ragazze giapponesi, tranne un ragazzo coreano con cui tra l'altro siamo diventati amici. Eh sì, se sei dalla parte di quello che apprende, è un ottimo modo per praticare la lingua che stai studiando. Se sei dalla parte del leader, a che serve registrarsi come leader come ho fatto io? Io ho incontrato sostanzialmente al 90% ragazze giapponesi di primo o secondo anno, quindi che studiavano, che parlavano un inglese abbastanza di base, quindi non posso dire di aver migliorato nulla venendo qui. Però in questo modo ho conosciuto un sacco di persone da praticamente direi tutto il Giappone, addirittura da Okinawa. Una ragazza veniva da Okinawa e quindi sì, è un modo per sentire tante storie interessanti e poi l'ho utilizzato come apprendista per il giapponese. In quel modo, per quello mi è servito veramente molto perché sì, è un modo per praticare il giapponese. Quindi l'ho vissuto da entrambi i lati, come leader, come inglese, per insegnare un po' l'inglese a queste studentelle giapponesi. E come praticante per il giapponese, mentre per l'italiano non mi ha mai considerato nessuno. E vabbè. Prima di chiudere, metto un attimo a posto la mia card da dove l'ho presa, vi mostro velocissimamente, soprattutto in silenzio perché lì fuori non si può parlare molto, la zona dove ci si prenota, ci sono tutti i leader, eccetera. Quindi usciamo di qui. Queste sono le carte. Inglese, spagnolo, cinese. Others. Albanian. Italian. Questa è la mia seconda scheda per l'italiano. E qui ci sono le schede per il giapponese. Sono un sacco, vedete ci sono decine, sono
centinaia di schede. E se vuoi prenotarti, basta che prendi uno di questi due libri, quello nero per le lingue straniere, quello rosso per il giapponese, per esempio, e cerchi la persona che, con cui vuoi prenotarti, scrivi il tuo nome qui, poi la persona verrà a controllare, il leader verrà a controllare e vi incontrerete nel momento concordato. Questo è il mio libro. Questa settimana credo che nessuno mi ha prenotato. No, questo è il mio schedule per questa settimana. Sono stato prenotato da una persona, Hana Tomioka, mercoledì 13:30. Hana Tomioka. Hana Tomioka, mercoledì 13:30, l'ennesima ragazzina giapponese, perché sono quasi tutte di primo anno, hanno tutte 18-19 anni. Sì, mercoledì ci sarà l'ennesimo incontro dal leader di inglese. I am an English language leader, guys. I'm not joking, that's serious, guys, it's really serious. So, dalla Kita International University anche per questa volta è tutto. Passo e chiudo.